contro Danu? No. Contro Schumpf. Infatti mi sembrava. Ok, scontro purtroppo sud contro sud, dispiace davvero tanto. Comunque è diventato praticamente una seconda sala spettatori. Abbiamo per Ryusei, il coach Pref, per Schuf, per Danu e Pref. Abbiamo quindi Ryusei, penso che sarà Danu ad essere il coach di riferimento, Pref. Ah, te sei solo qui, perfetto. Sei solo qui a rompere le scatoline. Va bene. Mentre per Schuf penso che il coach sarà Chimera, non lo so. Penso. Pand, mi confermi che il coach è Chimera? Perfetto. Ok. Ah, scusa, non t'avevo visto. Va bene. D'accordo, perché c'era il palo in mezzo, Chimera, scusa. Comunque. In chat non mi rispondono, sono triste. Avevo chiesto quanti siamo a vedere. 186! 86! Ah! Ok, grazie comunque. Vamo? Ma sì, dai, arriviamo a 200, ragazzi. Arriviamoci a 200. C'è Smash Bros. Palermo che fa tutto il tifo per Schuf sulla chat. Napoli sta tutta qui a giocare, quindi. Bene, quindi Schuf contro Ryusei. No, scusate, Ryusei contro Schuf. Player 1 Cloud Ryusei, player 2 Schumpf con Donkey Kong. Si può partire quindi per questo match in best of 5 della Loose Quarter Finals Top 8. Eccolo qua, Donkey Kong contro Cloud. Bene, parte subito il match. Questo qui è veramente un match molto carino, molto interessante da vedere. Ci sarà da vedere se comunque appunto Ryusei potrà mettere in pratica quello che sa del Donkey Kong di Ren, per metterlo in pratica con un Donkey Kong senza offesa per Ren più esperto e appunto come Schumpf. 69-16, c'è il limit break carico e no, qua brutto, brutto quello che è successo adesso a Cloud, che si prende appunto la cargo throw e se ne va. 107% contro l'avversario, parte molto bene qui Schumpf, bravissimo. 107-25 qui, riesce comunque Donkey Kong a ritornare appunto in arena. Vediamo ancora il down throw e riesce a mettere tutto il 6B nei confronti dell'avversario. Il back throw qua sarà davvero difficile per Cloud ritornare, e riesce a portarsi nella tomba anche Donkey Kong. E qui pecca purtroppo di spavalderia Schumpf, e quindi praticamente è costretto. Qua ancora miss click da parte di Schumpf. Vediamo, ancora il back air da parte di Cloud. C'è la rollata e poi il pivot F-tilt da parte di Ryusei. Ancora F-tilt subito dopo il dare cancel. Bene. 52-51, 63. C'è un recupero pazzesco da parte di Ryusei, che psicologicamente penso abbia dato una bella botta con quel suicide. Bello questo neutral B. La morte certa di Cloud è pesante. Eh sì. Comunque vediamo, partono ancora le manate di Schumpf. Non ho mai visto un Donkey Kong usare così spesso le manate, le down B. Però le usa. Lui le usa bene e le usa davvero davvero. Cioè le giusta con, le usa con criterio, ecco. Bene, quindi prova a prenderlo con leggera difficoltà Donkey Kong. Cloud ha quasi il limite carico. Ecco qua, Cloud è il limit. 63-107, vediamo. Dash attack da parte di Schumpf, ricordiamo. Il 6B a bordo potrebbe veramente lanciare lontano Donkey Kong. Eh sì, eccolo qua, il 6B lo sbaglia ed ecco cargo! La cargo a punire il B-side! La cargo di Rapina a prendere questo match contro Ryusei. Ryusei 0, Schumpf 1. Bellissima cargo, bellissima. Mamma mia. Davvero a punire con una violenza Magistrix. Perché mi andava di dire Magistrix. Va bene così. E poi Ding Dong. E qua l'expand di Donkey Kong. Comunque vediamo. Che è la manata? Si chiama il Bongo Bango? No, io la chiamo manata perché sono manate per terra. Comunque Schumpf, manco un dodge sai fare ora, dice Lord Oblivion. Perché? Che... Ah, dici riguardo all'app B, ok. Chi rubate 1-1, giustamente Alberto Piazza dice chi rubate 1-1, e quindi il match effettivamente è fair. Siamo 1-0 tra Ryusei. No, tra Schumpf e Ryusei. Stanno decidendo il prossimo stage, sì. Le sentite le campane, dice Nexu?
Se devi fare la goccia rimani qua, Kim. Siamo saliti a 145 follower. 145? Spammato bene. Bene, bravo. Perfetto, siamo quindi ancora qui per questa top 8. Ryusei contro Shunf, 0-1 per Shunf. Si va su Town & City che, visto come è finito il match di prima, avvantaggia sia Donkey Kong per la carico verso l'alto, ma anche per la pair di Cloud. Sì. Sì, sicuramente per la carica del limit break avvantaggia parecchio Cloud. Occhio! Parte ancora con la pair, ce l'ha schivata però. Già 85. Mamma mia. Già le prime emozioni, parte la carta! Mio Dio! No! Mamma mia. Ci ho creduto. In aria, ragazzi. No, la percentuale è troppo bassa. Bello lo scudo fino alla fine su questo binetto, schiva anche. Ecco ancora la cargo, però connette col fair. Torna. Vediamo. Senza problemi lui 6, addirittura colpisce dopo essersi appeso al ledge. Ora carica il limite, ma veramente anche visto che è proprio in fronte ad ogni gol, adesso va a Eh sì, però fa bene a farlo, non è una cosa Jeb sbagliata. Ha provato anche la presa. Comunque sicuramente è partita, parte qui Spreca, quindi adesso bellissima. Oh, bellissima questa pivot grab e Shuf quindi prende il vantaggio su quello che sembrava un match che Ryusei stava non dominando, però almeno controllando. Aveva fatto una serie di appair che aveva portato Donkey Kong a 80 in un nulla. Ora è ancora Cloud a inseguire Shunf che sta... Ha provato qui il fair, sarebbe stato ignorantissimo. Vediamo, 128-10, parte ancora il pivot grab, è bellissimo. Bello. Shunf queste cose è capace di punire veramente, veramente bene. 49-128, parte ancora la cargo e connette con il fair. Qui la seconda, la prossima cargo, eccola qua, no, non va più la cargo. E c'è il fair a mettere difficoltà qui a Shunf, vediamo. Ha provato il neutral B. Forse era un bilato, ma... Vediamo. Bravo Ryusei qua. Non aveva il salto. Riesce comunque a ritornare. E poi con neutral air a mettere pressione a Shunf, che però è il pugnazzo. Vediamo. Limit break. Va subito sulla piattaforma a caricare il limit. Eccolo che ci ha provato. Sì. Si vedeva, però è stato buono. È stato intelligente questa cosa da parte di Shunf. Occhio. Eccola qua. La back throw. Proprio contro ogni pronostico. Ed è la ptit. Ancora a non dare la partita. Però c'è la pair a risolvere tutto. E c'è la fisarmonica. 2-0. Donkey Kong. 2-0 per questo expand Donkey. Ma vieni qua con la fisarmonica che non ci sei venuto in stream. Puoi, vieni qua. Vieni. Ok, dopo lo streaming vieni, va bene. Cioè dopo lo streaming, vabbè, capito. Lascia perdere, sto a parlare da solo. Comunque, Ryusei, Shunf 0-2. Ragazzi, un match veramente ricco di sorprese. È stato molto bravo qui Shunf a non farsi condizionare ancora dalla prima kill, quella del match prima, che veramente poteva condizionarlo psicologicamente. Invece sta giocando molto bene, è già 2-0. Ha in mano il set. Mark? Inneggiano al Malk! E va di Shulk! Oh, chiamato, si va di Shulk. Eccolo qua, Ryusei contro Shunf. Ryusei 0, Shunf 2, decide di andare su Shulk. Vediamo, ecco il down throw e parte subito così. Il pubblico è già impazzito per questa celerità di Shulk. Sì, però vediamo, parte però il cargo. Giusto. Bello questo back air e quindi subito ritorna a prendere le redini del match Shunf. Vediamo il cargo. Mamma mia, che già 86 ancora col fail. Due hit facili, già 86, Eccoci mamma qua, mia, 86, parte il fendente, giustamente. Vuole, perché tanto ormai c'è anche il percentage, quindi anche prendere danni in più a Shulk non conta proprio nulla. Vediamo, 56%, prova la smash di lettura e qui il cargo ancora. Credo che darà la prima stock appunto a Shunf, che a questo punto deve solo togliere di mezzo una stock a Ryusei per mandarlo fuori dal torneo. Sì. Dash a seguire, vediamo il e salto qui, Ryusei. Bello il back air e poi ancora la pair, meraviglioso qua. Ha sfruttato il suo jump, ha provato qua il counter, non va, si prende. Bella questa pivot grab, enorme. Subito la pivot grab che connette in questo cargo throw che toglie di mezzo Ryusei dal torneo. Ryusei 0, Shunf 3 e quindi la Terrence è out dal torneo. Ma si può dire che c'è il dream in corso di Donkey Kong? Vieni proprio qui. Eccolo qua che ti reclama. Non è vero che ti reclamavano, hanno detto no, no, Storm allo streaming, no.
Va bene, eccolo qua, aspetta, ti mettiamo proprio bene, perché abbiamo avuto Kevin Creeper, adesso il nostro ospite è Storm. Non ha più voce, va benissimo così, nessuno ha più voce qui dentro. Eccoti qua, Danzi. Io non ho parole. Lui non ha parole.